siamo lodati Gesù e Maria. Il ritornello che abbiamo insieme proclamato durante il Salmo responsoriale sarà benedetto più dono che in gioia, è proprio una sintesi complessiva sia della lettura che abbiamo ascoltato sia anche della testimonianza del santo che oggi la Chiesa celebra, che è San Luigi Gonzaga. Sapete che San Luigi Gonzaga era un nobile, un principe, un sacco di soldi, una famiglia altamente benestante. Nel 1568 rinunciò alla primogenitura e anche al titolo di principe ereditiero e a tutti i beni che aveva per farsi gesuita, e lo fece con la massima gioia possibile, custodendo sempre con la massima gioia possibile la sua purezza intemerata. San Luigi Gonzaga è passata la storia per la sua grandissima purezza virginale, unita a un grandissimo spirito di penitenza che impiegava insomma tassi molto molto elevati, e morì giovanissimo a 23 anni ancora con gioia, spendendosi, donandosi con gioia durante una terribile peste e servendo gli appestati contagiati da morire. Un donarsi incessantemente a Dio, fatto sempre con una grandissima gioia, anche quando quel donarsi assumeva il tratto penitenziale dell'anima della penitenza, oppure la forma del servizio eroico ai malati terminali, come erano vedendo sulle epidemie. Nella prima lettura San Paolo ci ha ricordato che quando si fanno le elemosine bisogna farle con gioia. Riprende il tema della colletta di cui parlavo ieri sera e dice appunto: attenzione, ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore per quest'opera di misericordia, non con tristezza né per forza, perché Dio ha il dono con gioia. Se facciamo un'elemosina, sia un povero, sia le opere parrocchiali, sia le missioni, quello che vogliamo, dobbiamo farlo con gioia. Se prendi il povero e gli dai i soldi con una faccia, dire si ti ma tu devi lavorare, che serve. La gioia è la caratteristica fondamentale. Dell'elemosina parla Gesù nel Vangelo. Sapete che le tre opere penitenziali della Chiesa, che è sempre stata raccomandante, sono l'elemosina, la preghiera e il digiuno. Anche queste. Come si fanno? Si fanno con gioia. Se uno fa un digiuno, lo fa con gioia, lo fa con amore. Non sta tutto il giorno con un muso lungo, sfigurato, a dire ah, quanto sto soffrendo questo digiuno solamente. Sperando poi tra gli altri provvedono che ammazza questo quanto è bravo, sta a fare il digiuno, è santo, come se bastasse un digiuno per diventare santo, magari bastasse così poco, no? O così anche la preghiera. Cos'è la preghiera? È un tedio, un penso, una cosa pesante, però una gioia. E lo stesso vale per la elemosina, ci pesa condividere i nostri beni, però è una gioia. Guardate quanto sono belle le persone generose, no? Liberali. Io racconto sempre, non vorrei adesso. Quando frequentavo gli ambienti forensi, c'erano alcuni membri dell'ordine forense che erano noti per la loro tirchieria. La persona tirchi è proprio una persona brutta, meschina, sgradevole. Una persona liberale, generosa, uno che offre sempre le cose senza farlo pesare, oltre che essere molto gradita a Dio, è anche molto gradevole agli uomini. Le virtù sono sempre belle. Chiediamo al Signore che ci doni la grazia di poter entrare in questa logica. Per noi, figli di Dio, vale una massima biblica, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Non stiamo sempre a cercare che gli altri ci diano, che gli altri no. Noi ci diamo, diamo e ci doniamo con gioia, sapendo che quello che riceviamo da Dio è sempre enormemente di più di quello che doniamo. E quello che riceveremo che potremmo ricevere dalle creature è sempre molto al di sotto di quello che paga il nostro cuore. Dietro questa logica della gioia sono molte cose. Come sempre dobbiamo chiederci dove stiamo andando a cercare l'asse della nostra vita. Se nelle piccole consolazioni umane che danno le creature, o il Dio solo che ci dà la pienezza della vita e della gioia, perché questo poi si riverberi e si riversi sui nostri fratelli. Diamo Maria Santissima, che è la Vergine della Gioia, colei che tutta si è donata a Dio e agli uomini, perché tutto da Dio solo cercava e tutto da Lui solo riceveva, che ci doni la grazia di poter vivere questa dimensione bella e fondamentale della nostra vita. Tutto ricevere da Dio con gioia, tutto donare a Lui e ai nostri fratelli con gioia. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre, sempre.